La cabina del DA30 è veramente molto spaziosa. Usciamo dal cliché di avere la guida centrale con questi grandi cruscotti attorno a noi per avere un accesso classicamente laterale, non posteriore come altri competitor, che dà un sacco di spazio. Per tutti coloro che amano i gadget qui non li trovano e personalmente è una cosa che apprezzo molto. Si esce un po' dal classico design coreano per andare verso quello nord europeo. Il DNA della Moxie è un DNA norvegese, quindi Dosan, acquisendo Moxie, ha portato avanti questo tipo di filosofia. I comandi sono molto semplici. Innanzitutto la trasmissione è a controllo completamente automatico, cosa che io personalmente consiglio, anche se la utilizzerò in manuale in qualche occasione durante il percorso e spiegherò perché. Quindi abbiamo sulla destra tutto ben raccolto, abbiamo tutti i comandi degli eventuali blocchi del differenziale, tutti quanti i comandi per le luci. Qui abbiamo un cruscotto elettronico dove io posso avere inquadrati alcuni dati importanti che sono la pendenza trasversale e la pendenza longitudinale di lavoro, il contagiri e poi i parametri di temperatura acqua, olio, livello carburante e così via. Schiacciando un pulsante io mi vado a programmare l'inquadratura della telecamera posteriore. Questa è una modalità che io consiglio sempre perché si ha ben bene il controllo di quello che succede dietro. Adesso stiamo per affrontare una salita del 15%. Il motore viaggia sempre bello allegro, era 1000-1600 giri al minuto, raramente si deve arrivare oltre i 2000 per avere la massima potenza, perché abbiamo più di 1800 Nm di coppia che ci danno veramente tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per portarci 28 tonnellate del cassone. Si guida estremamente in scioltezza, il cambio marcia avviene in modo assolutamente automatico. Qui abbiamo il comando avanti e dietro. Se vogliamo passare in manuale basta o spostare, come in questo caso ero in terza, sono passato in seconda e poi posso ripassare in terza facendo così, oppure schiacciando un pulsantino sopra la leva io passo dall'automatico al manuale a seconda delle necessità. Il comando del cassone ribaltabile è qui. La cosa molto interessante è che abbiamo un pulsantino nascosto dalla gomma che però permette di scaricare molto velocemente. Io quando scarico senza dover accelerare, perché magari devo stare fermo oppure devo fare determinate cose in fase di scarico, vado ad aumentare il numero di giri motore per fare in modo che lo scarico sia più veloce. Adesso stiamo affrontando una piccola salitella. Molti dicono: ma il Dosan è un damper che è molto alto, anteriormente ha uno sbalzo poco pronunciato rispetto ai concorrenti, ma ha un invito molto molto accentuato. Ebbene, abbiamo parlato di elevata mobilità, abbiamo parlato di capacità di disimpegno per quanto riguarda moto alle ruote posteriori. Adesso ridiscendiamo, non è ripidissimo, però comunque non tocchiamo con l'anteriore, e tutta questa mobilità si ha se ovviamente la geometria del veicolo ce lo consente. Il DA30 rispetto ai diretti concorrenti è più corto, quindi riesce a manovrare in spazi inferiori, ha il muso anteriore meno pronunciato e con un forte invito per affrontare pendenze di un certo tipo. Adesso sto andando a velocità abbastanza tranquilla, senza nessunissimo problema. Da un punto di vista della gestione automatica della trasmissione, abbiamo un retarder molto 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 efficace. Sto tornando in piano e sto affrontando la discesa che ci riporta giù al fronte cava. Se io adesso tolgo il piede dell'acceleratore, non sto usando i freni, la macchina si ferma da sola e va giù piano piano. Questo è veramente un bel elemento di sicurezza, perché ci permette di lavorare tutto il giorno nelle situazioni più critiche senza pensieri. Adesso stiamo per affrontare un tornante molto stretto sulla destra. La situazione è particolarmente interessante perché con altri competitor io non sono così sicuro di riuscire a fare questa curva, perché avrei una forte spinta in avanti data dal fatto che l'articolazione di sterzo non è come quella del DA30, ossia non abbiamo l'oscillazione direttamente ancorata dove c'è il telaio anteriore, ma nei concorrenti ce l'abbiamo un po' più indietro, quindi alla fine ci ritroviamo ad avere quel braccetto di 30-40 cm che in fase di forte sterzata ci dà un vettore di forza
pari a circa 15-16 tonnellate che ci spinge in avanti. Tutte le asperità si affrontano senza nessunissimo tipo di problema. Io in questa fase non sto usando assolutamente il cambio in modalità manuale. Ci sono dei momenti in cui magari per anticipare la scalata di marcia che il cambio automatico farà magari in situazioni salienti è preferibile magari dire: guarda, scalo immediatamente io a mano, affronto tutta la salitella in quel modo, dopodiché lo vado a rimettere in automatico e via. Adesso ritorno indietro. Ecco, la particolarità di questa macchina è proprio il fatto di seguire perfettamente le oscillazioni del terreno senza avere nessunissimo tipo di instabilità. Adesso ritorno da dove ero passato prima e vado a rifare il tornante nell'altro senso di marcia. Uno dei damper più agili e sicuri oggi sul mercato, proprio per le caratteristiche specifiche che Dosan ha mantenuto dalla tradizione Moxie. Il comfort, come potete sentire, è notevole, la cabina è veramente molto molto silenziosa. La visibilità posteriore quando si fa la retromarcia assicurata dei quattro specchi. La telecamera, come vi dicevo, è fondamentale per un motivo sostanziale: ci permette di vedere esattamente cosa succede dietro. In fase di sterzata, qui abbiamo due semitelai, anche se ho da entrambi i lati due specchi grandangolari e due specchi che ci consentono di avere una visione più di profondità, ho in certi momenti degli angoli ciechi. La telecamera posteriore ci aiuta veramente tanto. Ad esempio, dobbiamo fare retromarcia per andarci a posizionare sotto la vena dell'escavatore. Si sa molto bene che io qui vedo inquadrata la griglia di protezione posteriore dei fari di lavoro e della stessa telecamera di retromarcia. Vado a collimare esattamente al centro la vena dell'escavatore e io arrivo sotto senza nessunissimo tipo di problema.